Marcello Boschiroli. Sei il primo ad uscire dal liceo classico Paolo Sarpi, come hai trovato la versione? Vabbè, non ci aspettavamo una versione così lunga, soprattutto complicata, cioè per alcuni aspetti, soprattutto nella parte centrale era abbastanza complicata, la parte finale più semplice, però era veramente lunga. Ti aspettavi Socrate? No, pensavamo di trovare Platone o Plutarco perché gli oratori solitamente sono affrontati prima rispetto ad altri e quindi non ce l'aspettavamo per niente. Avresti preferito latino nella seconda prova? Bella domanda. No, sì, forse sì, avrei preferito latino. Per gli autori fatti nell'ultimo anno avrei preferito latino. Giuseppe Carminati. Foglio Massimiliano. Com'è andata la versione? Benino, speriamo. Dai, Era lunga? è un molto po' lunga. lunga, però Difficile? No, no. Tra le più difficili, sì, era fattibile. Vi aspettavate Isocrate? Cioè, non ce ne frega niente in verità. Avreste preferito latino nella seconda prova? No, No, beh, oh, sì, è uguale. uguale alla fine. Ma fino alla stessa roba. Cioè, la versione era complicata perché comunque aveva un andamento sintattico complesso, bisognava stare lì a ragionarsi e stare molto attento a tutte le varie costruzioni. Poi non c'era niente di troppo involuto che non consentiva l'assoluta compressione del testo e poi c'era anche il titolo e il sottotitolo che ti davano una mano, quello sì. Ti aspettavi Socrate? No, Isocrate no, pensavo Platone o Demostene, qualcosa del genere, Isocrate no. Avresti preferito latino nella seconda prova? No, sinceramente a me direi che andava bene, poi uno Nome e cognome? Elena Giozzani. Come hai trovato la versione? È piuttosto facile, anche se alcune parole erano difficili da capire, da interpretare. Era lunga? Molto. Ti aspettavi Socrate? No. Avresti preferito latino? Sì, decisamente. Com'è andata? Era complicata, però penso che spero bene. Era lunga? Sì, una ventina di righe. Più lunga del previsto. Isocrate non usciva dal 1958, te lo aspettavi? Mi aspettavo qualcosa di più, non lo so, qualcosa come Platone magari. È appena finita la seconda prova di matematica, come pensi sia andata? Spero bene, cioè io ho dato il massimo. E quali sono state le tue sensazioni prima, durante e dopo l'esame? Ansia di sicuro prima. Poi dopo, guardando i quesiti, i problemi, un po' meno preoccupazione. Quale Perché? problema hai scelto? Secondo problema. E come pensi sia andata? Malissimo. Erano difficili? Diciamo che rispetto a quelle dell'anno scorso che trovi su internet era un po' più difficile questa. Quali sensazioni avevi prima, durante e dopo l'esame? Tranquillo prima, panico durante, panico dopo e panico alla prossima.